Lunedì in consiglio comunale il nuovo ospedale di Padova. I costruttori del lancio basta tentennamenti. Strapieni di buca, nessuna manutenzione, i residenti di Ponte Vigo d'Azzore, il comune non fa niente. Continua la battaglia sulla nuova linea del tram, le opposizioni, non si farà mai progetto vecchio costoso. Comune latitante nelle periferie della città, da San Lazzaro a Granze, i quartieri dimenticati. TG Padova, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Dunque, conto alla rovescia per il Consiglio Comunale convocato per lunedì prossimo. Finalmente si discuterà anche del nuovo ospedale di Padova. Intanto prendono posizione società civile e categorie economiche. Lance dice basta tentennamenti. Sentiamo. 4 mesi di attesa, ma finalmente l'ospedale arriva in consiglio comunale. Tutti d'accordo, scrivono in una nota congiunta il sindaco Giordani e il vice sindaco Lorenzoni. Parole che attendono la conta dei voti nel parlamentino del comune, soprattutto da parte di chi, come componenti di coalizione civica, del nuovo ospedale sul vecchio avevano fatto una bandiera. Chi aspetta sono i cittadini, chi aspetta sono le categorie economiche abituate alla logica del fare. Al di là di tutte le polemiche, cambiamenti di rotta e quant'altro abbiamo vissuto in questi ultimi mesi e anni, purtroppo, non dobbiamo dimenticare che è una grande occasione. Il territorio, la città ha bisogno di servizi migliori, adeguati ai tempi e alle tecnologie che possiamo mettere a disposizione, e non è con questa situazione di stallo, di ripensamento, di osteggiamento che andiamo a dare il risultato finale che è il servizio dei cittadini. Un ospedale a servizio dei cittadini e dell'eccellenza della sanità padovana e veneta che diventi un simbolo riconoscibile della capacità di fare e di progettare. Se una fase di preparazione e di progettazione poi ci deve essere quella attuativa, se no diversamente non andiamo da nessuna parte. Cioè, faccio un esempio, io ho letto un libro di un collaudatore storico della Ferrari, ok? Il quale diceva che lo sviluppo di un'auto non ha limite. La vera qualità di un collaudatore è capire quando è il momento di metterlo in produzione, quando è ora che basta, che non è inutile continuare a. Di conseguenza, da questo punto di vista, direi che in questo momento è ora di metterla in produzione sicuramente. I tempi sono maturi per dare un segnale chiaro e forte alla cittadinanza che aspetta questo fabbricato, questo complesso ormai da tempo. E direi che è proprio ora. Adesso sì, allora bisogna avere un po' il coraggio di passare sopra gli ultimi scogli e andare oltre. Strade piene di buche, residenti esasperati che chiedono lavori di asfaltatura attesi da tanto, troppo tempo. Siamo a Ponte Vigo d'Arzare. Sentiamo. A Ponte Vigo d'Arzare i residenti sono delusi dalla scarsa manutenzione stradale, strade che collegano Padova con i comuni della cintura nord come Vigo d'Arzare e Caroneghe e che sono tra le più trafficate della città. Tra i 5.000 residenti di questa frazione c'è chi è deluso dall'amministrazione. Tanti anni di battaglia da parte di moltissimi cittadini, comitati e associazioni che in tutti questi anni da una sponda all'altra del Brenta hanno gridato a più non posso che Ponte Vigo d'Arzare era abbandonata. Le ordinarie manutenzioni qui non si sono fatte da almeno 30 anni. Da quasi 30 anni, sostiene il comitato, non vengono riasfaltate via Zanon, via Favareto, via Correr. Rattoppi sì, ma di riasfaltature vere e proprie i residenti non hanno memoria. Ci passano le biciclette e i motorini, rischiano di cadere per terra e farci del male. Allora siamo stanchi di dover chiedere la carità, noi che paghiamo le tasse come residenti, agli amministratori perché facciano il loro dovere. L'elenco delle cose da fare, poche ma necessarie, è presto fatto. Bisogna fare i marciapiedi che mancano, asfaltare le strade e coprire le buche. Non è che chiediamo la luna, chiediamo un minimo di dignità e un decoro urbano anche per Ponte Vigo d'Arzare. Passato l'inverno e avviandoci verso la stagione più calda, questo è il momento migliore per intervenire e per rimediare ai danni causati dal ghiaccio e dalle piogge. Il nostro compito sarà naturalmente quello di verificare e chiedere all'amministrazione che i residenti vengano ascoltati. E a Padova continua la battaglia anche sulla nuova linea del tram. Le opposizioni dicono non si farà mai, è un progetto vecchio e costoso. Credo quindi che questo progetto alla fine dei conti non sarà realizzato. Non usano giri di parole i critici sul progetto della seconda linea del tram, mentre prosegue il conto alla rovescia per non perdere i finanziamenti. Il sindaco Giordani deve presentare entro 3 settimane il cronoprogramma dei lavori e definire meglio quale sarà il modello e le sue caratteristiche. L'opposizione e i comitati sorti lungo l'ipotetico tracciato però insistono nel sostenere un tipo diverso di mezzo, elettrico e alternativo. Sicuramente più economico, veloce da realizzare, non richiede di sconquassare la città per la costruzione di nuovi servizi sotto la rotaia,
ha un'alta capienza. Nel concreto, un mezzo e un progetto alternativo esistono e anche se i fondi del Ministero sono vincolati al metrobus esistente, si chiede al Sindaco di far di tutto per scardinare questa impostazione. Il progetto alternativo ha tutte le caratteristiche, non ultima quella di costare un quinto per soppiantare il progetto vecchio del metrobus. Infine, è fondamentale il coinvolgimento dei residenti, dei commercianti e delle categorie produttive nella scelta del percorso e del mezzo. La scadenza si avvicina e noi faremo il conto alla rovescia insieme ai cittadini. È comunque strano che a fronte di una volontà dichiarata di coinvolgere le categorie nella decisione del progetto tram non siano state ancora convocate. E adesso ci spostiamo nella periferia di Padova. I quartieri si sentono abbandonati dall'amministrazione comunale. Il nostro viaggio. Stasera il sindaco incontrerà i cittadini anche del quartiere Salazzo, ma c'è poco da incontrare, c'è poco da far chiacchiere, qui bisogna passare i fatti. È passato un anno, quindi la mia vuole essere sì una critica, ma anche una sollecitare questa amministrazione a iniziare a prendere sul serio le istanze dei cittadini di San Lazzaro. Un quartiere con pochi servizi, persino sul fronte del trasporto pubblico. San Lazzaro è un quartiere che si sente troppo spesso trascurato, se non addirittura dimenticato da Palazzo Moroni, ma a preoccupare ancora di più è la denuncia di Luciani e che il futuro sembri prevedere un ulteriore peggioramento. Quindi mancano veramente tante cose. Quello che invece imbarazza un po' è vedere che anche quel poco che è rimasto, cioè un'area giochi che è stata fatta al centro del quartiere e un'area cane, sono nell'abbandono. Le segnalazioni in questi giorni appunto dei cittadini di San Lazzaro sono nel dirmi: guarda, non abbiamo neanche un più imposto dove portare i nostri bimbi a giocare sulle giostrine. Hanno rimosso delle altalene, hanno rimosso i giochi, quelli che sono rimasti sono stati recintati, cioè praticamente l'area giochi non c'è più. Pochi chilometri da San Lazzaro si passa a Granze di Camina, ancora un quartiere della cintura esterna trascurato, i cui problemi attendono da anni una soluzione. Anche Granze è uno di quei quartieri dove non c'è neanche più praticamente un negozio aperto e dove almeno i servizi della collettività, quali sono le aree giochi, le aree cani, i giardini pubblici o i marciapiedi stessi, diano l'opportunità ai cittadini di vivere comunque il quartiere. E oggi queste zone sono abbandonate a se stesse. Modifiche a linee orari degli autobus a Padova e non mancano i primi problemi e le prime polemiche. I lavoratori si ritrovano con cittadini che gli dicono: ma insomma non sappiamo niente degli orari, cosa dobbiamo fare? I libretti a cui la gente era abituata a servirsi in questo momento non sono ancora disponibili per tutti. Nuove linee e nuovi orari del trasporto pubblico a Padova. Oltre alle polemiche per un'informazione che non ha raggiunto tutti i cittadini, raccontano i sindacati, dopo il giorno di inaugurazione un quadro completo si sta iniziando a delineare meglio ora, con la ripresa della scuola e con giornate piovose che fanno aumentare i viaggiatori. Ma ci sono già particolari che per i sindacati balzavano da subito all'occhio: la linea 10 da Sarmeo alla Ponte di Brenta rispetto a previsioni di percorrenza troppo basse. Il tempo di percorrenza previsto di 1:03, cioè di 1:03. Per noi durante le ore di punta questo è troppo poco, ci vorrebbero almeno 1:15, perché altrimenti si arriva in ritardo e conseguentemente, arrivando in ritardo, poi si parte in ritardo e quindi si accumula nell'arco, diciamo, di quell'ora e mezza, due di massima affluenza di traffico alla mattina, si accumula un ritardo che poi crea problemi all'utenza. I problemi riguardano non solo gli orari dell'autobus, ma anche gli orari di chi li guida. In alcuni casi, ad esempio nei prefestivi, il lavoratore non ha nemmeno la possibilità di andare a mangiare, perché comincia, diciamo, alle 11 e ovviamente finisce alle 4-5 del pomeriggio. Questo gli impedisce ovviamente di poter almeno mangiare decentemente. Tema caldo, insomma, quello dei trasporti a Padova. È tutto, grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona serata. Arrivederci.